Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Poniamo che voi vogliate fare quello che sto facendo io adesso, vale a dire uno screencast, cioè una registrazione dello schermo insieme a un tutorial vocale che illustra quello che avviene nello schermo stesso. In questa situazione può essere utile mostrare quello che viene digitato nella tastiera del computer. E anche quali tasti del mouse, del puntatore, vengono utilizzati. Ci sono almeno due modi per poterlo fare. Ve ne faccio vedere il primo e poi il secondo, e ognuno può scegliere quello che ritiene migliore. Ce n'è uno nativo di Windows 10, che è quello della tastiera virtuale. Dunque, quella tastiera virtuale, quella in basso, questa qua sulla barra delle applicazioni. Personalmente la ritengo un po' troppo semplice da utilizzare. Io preferisco l'altra tastiera, quella che si apre andando qua su Start, si digita tastiera su schermo ed ecco che si apre la tastiera su schermo. Se uno vuole vedere quello che digita, può farlo digitando appunto sulla tastiera dello schermo invece che sulla tastiera del computer. Per esempio, uno apre un file del blocco note e digita, per esempio, questo è un esempio di come mostrare la digitazione naturalmente si possono usare anche le maiuscole a B, C e si possono usare anche le maiuscole bloccate, così vedete, A, B, C, D, E, F e ci sono anche gli altri sistemi, altri pulsanti tipici della tastiera fisica, come per esempio il CTRL, questo qui che è utilizzato nei computer portatili, il pulsante Alt, e poi ci sono anche i pulsanti di spostamento per spostare il cursore a sinistra, a destra, in basso o in alto. Chiaramente in questo caso non lo si può fare. Adesso non si può fare. E qui c'è la possibilità di applicare la dissolvenza, vale a dire di mettere la tastiera quasi invisibile, e le opzioni, eccole qua, mostra i tasti per semplificare lo spostamento sullo schermo, attiva il tastierino numerico, se si attiva il tastierino numerico, si va su ok, invece che fare i clic sui tasti si può anche spostare il puntatore sui tasti. E questo è il primo metodo per mostrare come digitare, come quello che si digita sullo schermo. C'è però un altro sistema, secondo me più interessante. Naturalmente qua si può aggiungere per esempio la tastiera virtuale nella barra delle applicazioni, destro del mouse, aggiunge alla barra delle applicazioni e in questo modo questa tastiera virtuale potrà essere richiamata quando si vuole, ma si sposta qua, cliccandoci sopra, si apre automaticamente senza bisogno di andare a cercarla nel tasto Start. Dunque, secondo sistema, si utilizza un programma portatile che è presente su GitHub. Il programma portatile si chiama Karnak, che è questo, questa è la pagina da cui scaricarlo.
qui ci sono tutte le informazioni, non occorre neppure installarlo, si va qua su Release zip per scaricare i file zip di questo programma. Ci si tocca sopra e viene scaricato questo programma che è molto leggero. Si apre la cartella download dove è finito il programma. Destro del mouse estrai tutto. Si va su estrai e verrà estratta la cartella release. Ci si fa sopra un doppio clic e si apre questo che è il programma Karnak. Si fa un doppio clic appunto sul file exe, Karnak exe, e quindi inizierà subito a funzionare. Faccio vedere. Ecco, adesso è già in funzione. Come vedete, quando io clicco, viene mostrato questo cerchio e vedete qui in basso a destra vengono visualizzati tutto quello che io faccio con il mouse. Per esempio, se clicco con il destro del mouse, viene mostrato il click del destro del mouse, con il sinistro del mouse viene mostrato il click con il sinistro del mouse. Dunque, via via, vedete, dopo qualche secondo, tutti i tasti, che sono stati digitati vengono nascosti. Io posso scrivere qualcosa qui, per esempio, prova di digitazione, e come vedete viene mostrata automaticamente anche qua. E se vado su invio viene mostrato l'invio, il tasto dell'invio. Se per esempio vado CTRL C e CTRL A e copio tutto, vado su CTRL A e viene selezionato tutto, vado su CTRL C e viene copiato. Come vedete qui vengono mostrati i tasti che ho utilizzato, poi vado su CTRL V e viene incollato. Come vedete qui ci sono questi tasti vengono mostrati in basso a destra, ma si può anche cambiare la impostazione. Si va qua, come vedete, questo è Karnak, ci si clicca sopra e si apre questa finestra di configurazione. Vedete, in questo momento è stata scelta questa posizione qua. Noi però possiamo scegliere un'altra, questa qua su, per esempio, e magari spostare i cursori. Come ci pare, se vado su Save, i tasti digitati verranno mostrati qua su in alto a sinistra. Vedete? E adesso io magari ci clicco ancora nuovamente, vengono mostrati in alto a sinistra. Qui su Keyboard invece ci sono altre impostazioni per modificare la larghezza del testo, l'opacità del pop-up e la dissolvenza. Dopo quanti secondi vanno via i tasti mostrati. In questo caso è 5 secondi. Possiamo fare in modo magari che rimangano di più, che rimangano magari fino a 10 secondi, volendo. Il font size, vuol dire la dimensione del testo, in questo caso è 43, possiamo scendere a 40. Chiaramente qui c'è poi il colore dei font, che possiamo scegliere un diverso, che so questo, e possiamo scegliere anche il background, che possiamo sceglierlo magari diverso, possiamo scegliere così. Si va su Save per le nuove impostazioni. Come vedete, adesso sono cambiate le impostazioni. Io posso chiudere e magari andare qua, seleziona tutto, CTRLV, e così vengono mostrate tutto quello che digito. Sto digitando. Per
tornare alle impostazioni originali di Karnak, si apre Karnak appunto. Come vedete in questo momento le avevo spostate qua in alto a sinistra per tornare alle impostazioni originali, se non ci piace quelle che abbiamo modificato. Andiamo su Reset, su General Reset to Default, poi magari selezioniamo anche la posizione che è quella in basso a destra. Questo discorso poi andiamo su Keyboard e andiamo su Reset to Default. E anche sul mouse, se abbiamo cambiato delle impostazioni anche sul mouse, andiamo su Reset to Default. E come vedete, ritornano in basso a destra dove erano inizialmente, con gli stessi colori, cioè orange, red, colore del click sinistro del mouse, e royal blue invece il colore del destro del mouse. Vedete, colore destro. Se clicco con il destro viene visualizzato un cerchio di colore blu, se clicco con il sinistro viene visualizzato un cerchio di colore rosso. Dunque ho disabilitato gli effetti di Camtasia apposta per mostrarvi quelli di Karnak. Infine, per chiudere questo programma, si va qua su questa freccetta. Destro del mouse su appunto l'icona di Karnak, si va su Exit e questo è automaticamente chiuso, visto che non era installato, non c'è bisogno di nessun altro. Basta tenere in una cartella da qualsiasi parte il programma che abbiamo scaricato e utilizzarlo quando ci serve. Può essere utile a coloro che appunto creano dei tutorial in cui è necessario mostrare a chi li visualizza i tasti che vengono premuti nella tastiera e nel puntatore. E questo è tutto, alla prossima volta.